Buongiorno e benvenuti in questo viaggio nel mondo della sinestesia. Un viaggio che facciamo in diretta con quattro ospiti che fra poco andrò a presentarvi. Un viaggio che sembra strano, apparentemente complicato, perché sinestesia è una parola complessa, di cui ultimamente si sente parlare spesso, una parola che viene dal greco e che significa percepire insieme. Ci sono delle persone che associano profumi e suoni, ascoltano un suono e ne vedono per esempio il colore, oppure sentono il profumo dei numeri. Sembra una cosa molto strana, ma non lo è così strana, perché in realtà la neuroscienza ci dice che tutti, nasciamo con questa compresenza di tutti i cinque sensi, che poi via via crescendo si specializzano, ma ci sono alcune persone, un 4% di persone, che mantengono questa capacità sinestesica. Ma al di là della scienza, la sinestesia è anche un allenamento, un modo di imparare a percepire anche cose molto concrete, un cibo, un piatto, un vino, una tazza di caffè, non soltanto con il senso prevalente, quindi il gusto, l'olfatto, ma provando a coinvolgere anche altri sensi. Mi fa piacere dire, visto che siamo in collegamento sul Sole 24 Ore e su How to Spend It, che proprio How to Spend It, fin dalla sua nascita nel 2014 in Italia, ha sempre avuto una pagina dedicata ai cosiddetti piaceri sinestesici, questa capacità di esperienze a cinque sensi. Ora, oggi siamo tutti dietro a uno schermo, e quindi sarà difficile farvi avvertire, farvi percepire la sinestesia, ma io credo che con la forza dell'immaginazione e soprattutto con l'aiuto dei nostri ospiti riusciremo a fare questo viaggio anche in maniera molto concreta e non soltanto appunto dietro uno schermo. Comincio intanto a presentarveli. Sono con me in collegamento oggi, anzi, uno di loro è in studio con me, Tommaso Amadio, attore, regista, co-direttore artistico del Teatro Filodrammatici. Grazie Tommaso di essere con noi. Grazie a voi. E con noi Laura Tonatto, naso professionista, nota in tutto il mondo per le sue fragranze, insegna anche all'Università degli Studi di Ferrara e soprattutto si è inventata, ed è questo che indagherò con lei nel corso di questa diretta, si è inventata la profumazione di quadri, di capolavori dall'Ermitage ai Musei Vaticani. Grazie Laura Bosetti Tonatto di Grazie a essere qui voi, con grazie noi per questo oggi. Ed invito. Grazie. è con noi Barbara Sgarzi, sommelier, docente di digital writing, digital storytelling e comunicazione online. Do tutte queste descrizioni perché proprio con Barbara indagheremo che senso ha parlare appunto di cinque sensi, di sinestesia nell'era digitale. E ho tenuto per ultimo l'ospite che abbiamo già intervistato questa mattina presto e di cui appunto vi trasmetteremo a un certo punto l'intervista, Ferran Adrià. Chef, padre della cucina molecolare, che ha fatto proprio della sperimentazione sul gusto e sul cibo il centro della sua ricerca e che ora sta lavorando specificamente sulla trasformazione, diciamo così, del rito del caffè in una cerimonia simile alla cerimonia secolare, la cerimonia appunto del tè. Cinque sensi, quindi, e io comincerei a coinvolgere subito Tommaso Amadio, perché è un attore, è un regista e quindi mi viene da dire come prima cosa è un personaggio che ha molto a che vedere con la vista e con l'immagine. Allora, quanto per un attore conta il senso della vista nel momento in cui si deve appunto andare in scena e attraverso l'occhio trasmettere qualcosa al proprio pubblico? Ah, allora, dunque, la vista sicuramente è un senso molto importante per un attore, direi in generale per tutti, soprattutto in una società dell'immagine come la nostra, però è particolarmente importante come strumento per un attore perché di fatto l'attore che cosa fa? Racconta delle storie attraverso il proprio corpo, la propria voce, quindi è abituato a mettere in azione con il proprio corpo quello che poi diventerà un racconto complesso. Queste azioni quindi. Gli attori sono abituati a lavorare su dei verbi, sulle azioni che appunto devono andare a creare.
Quindi, da questo punto di vista, partirei da capire il senso della vista, quali sono i due verbi che generalmente noi associamo immediatamente alla vista, che sono il vedere e il guardare. Poi ovviamente ce ne sono molti altri, ma i principali che utilizziamo, a volte confondiamo anche come il loro significato, sono questi. Ed è interessante però notare che sono due, sottendono due azioni molto diverse. Nel senso che intanto vedere già ha un'etimologia completamente diversa, viene dal latino e significa percepire la realtà, riuscire a percepire la realtà e riorganizzarla nella propria testa. Per capirci addirittura ci vengono in aiuto i greci che erano ancora più radicali, utilizzavano un verbo orao per indicare il vedere, che però al passato remoto diventava oida, che significava sapere. Quindi ho visto, quindi so. Quindi l'idea che la vista è lo strumento attraverso il quale noi facciamo un'esperienza della realtà e quindi anche di conoscenza. Guardare invece viene da un'etimologia completamente diversa, dal germanico, e significa stare allerta, cioè rivolgere l'attenzione alla realtà per uno specifico scopo, per un motivo molto, molto preciso. Allora, per fare un esempio pratico e non rimanere troppo nella teoria, a me viene in mente ad esempio adesso che prima di questa diretta sono andato in bagno, mi sono lavato le mani e ed ero davanti a uno specchio. E noi che verbo utilizziamo quando siamo di fronte a uno specchio? Diciamo mi sono guardato allo specchio più che mi sono visto allo specchio. Perché? Che cosa stavo facendo? Che cosa facciamo noi di fatto quando siamo di fronte a uno specchio? Cerchiamo di andare a cogliere quelli che sono gli elementi che possiamo rendere migliori, che possiamo perfezionare, o quelle che consideriamo delle imperfezioni, i capelli, la maglia, i pantaloni o qualsiasi altro aspetto. Quindi attraverso questa azione molto specifica noi cerchiamo di andare a vedere quello che può essere l'elemento di errore o migliorabile appunto del nostro aspetto, di come vogliamo presentarci. Questo per un attore in che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che il senso della vista diventa lo strumento attraverso il quale si veicola maggiormente il giudizio. Il giudizio che ci poniamo, che ci diamo, e il giudizio che diamo agli altri. Quindi diventa molto delicato quando lavoriamo col senso della vista cercare di calibrare tra il guardare, l'azione del guardare e l'azione del vedere. Nel momento in cui il guardare e il giudizio che si porta dietro, che si può portare dietro, diventa predominante, rischia di esserci una forma di paralisi, mentre è fondamentale riuscire a sviluppare una forma di cercare il più possibile di vedere la realtà intorno a sé. Per fare questo, Tommaso, tu hai detto una cosa molto interessante: la vista è il senso del giudizio. Sì, no? Sì, io so che tu insegni anche recitazione, oltre a recitare tu stesso e a dirigere gli attori. Ecco, sì. Come si fa a vincere appunto il senso del giudizio, e ci sono degli esercizi, diciamo così, pratici che si possono fare? Sì, assolutamente. Quello che, ad esempio, proprio per riuscire a tacitare un po' la dimensione di autogiudizio e giudizio che uno può proiettare, spesso nella prima fase, soprattutto propedeutica con attori in formazione, quello che si fa è cercare di eliminare, tacitare un pochino la vista, che diventa se no un senso estremamente rumoroso rispetto agli altri. Nel momento in cui eliminiamo la vista, immediatamente si attivano maggiormente gli altri sensi, e questo permette all'attore, ma io direi anche alle persone in generale, di poter fare un'esperienza che poi nel momento in cui andiamo a riaggiungere la vista diventa più consapevole, diventa più tridimensionale. E credo che anche sia un po' parte del motivo oggi, delle difficoltà che abbiamo legate proprio all'obbligo, legato alla pandemia, di costantemente stare davanti a un video, lo percepiamo, il fatto che noi condividiamo delle informazioni, ma non stiamo vivendo delle esperienze, proprio perché manca il coinvolgimento di tutti gli altri sensi, oltre al fatto che quello più sviluppato diventa inevitabilmente quello della vista, e quindi la proiezione di un giudizio ulteriore diventa ancora più amplificata. Quindi vi propongo un paradosso in questo momento, se Tommaso mi aiuta a farlo. Forse se noi in questo momento provassimo a chiudere gli occhi, ed è estremamente difficile anche per me farlo di fronte a una telecamera, no? Sì. Di chiudere gli occhi perché ti senti in balia dello sguardo altrui senza controllare, forse l'udito, in questo caso abbiamo solo l'udito a disposizione, sentirebbe molto di più, sarebbe meno distratto, no? Dall'immagine e anche dal linguaggio del corpo, dai movimenti che noi stiamo facendo in questo momento davanti alla telecamera. Tommaso, è giusto quello che sto dicendo o forse sto esagerando quello che tu mi hai appena anticipato? No, io assolutamente direi proprio di sì.
Faccio un altro esempio di un'esperienza fatta, ad esempio all'Istituto dei Ciechi fanno da molto tempo questo percorso per dare appunto ai vedenti, a chi può vedere l'esperienza dei non vedenti. Ecco, è un'esperienza che consiglio a tutti, ma la cosa che a me ha colpito di più è stata a un certo punto che c'era la possibilità di fare un aperitivo alla fine del percorso, un aperitivo ovviamente al buio. Ed era incredibile notare come nel momento in cui non c'era la possibilità di vedersi, il livello della discussione, la tranquillità con cui ci si passava le informazioni era infinitamente maggiore rispetto a quando si è di fronte a delle persone e le si può guardare. Quindi c'erano vari gruppi di persone che non si conoscevano e che nel giro di un attimo si sono messi a parlare con estrema tranquillità, con molta più tranquillità, con meno giudizio, quindi direi. Andiamo verso qualcosa di più concreto, proviamoci almeno, sempre, ripeto, col limite di questo schermo, ma ho promesso, in partenza che cercavamo appunto di coinvolgere tutti, i sensi. Sinestesia, dicevo prima, è anche qualcosa di molto concreto che ha a che fare appunto con, l'esperienza di un cibo, un'esperienza tattile piacevole, un profumo che ci coglie, in un attimo e ci porta una reminiscenza. Allora, dal punto di vista dell'attore, quanto sono importanti gli oggetti e quanto si riesce a trasferire appunto, in scena anche quella che è la sensazione tattile dell'oggetto o il gusto o appunto la rappresentazione, per dire, di una scena, di tavola, di pranzo o di cena dove magari effettivamente non si mangia, ma il pubblico in sala deve percepire invece tutto, no? Tutta la piacevolezza di quello che sta succedendo in una situazione conviviale. Allora, il lavoro dell'attore fondamentalmente io direi che è quello di riuscire a costruirsi un bagaglio di esperienze tale che nel momento in cui deve raccontare, e specifiche, approfondite tale, per cui nel momento in cui le deve raccontare, la memoria del suo corpo è talmente radicata e forte che riesce a trasmetterle. Quindi la fase di prove diventa fondamentale. Quando noi, ad esempio, tu facevi un esempio di ci troviamo, dobbiamo fare una scena di una cena, di un pranzo. Quello che l'attore va a fare è riuscire a ricostruire il più possibile le circostanze concrete che dovrà poi andare a raccontare, legare le sensazioni. Poi capita spesso che magari in una pièce teatrale tu non mangi o non mangi tutto il pasto che mangeresti nella vita reale, perché sennò sarebbe una pièce di ore e ore, ma condensi in quell'azione tutte quelle esperienze, quelle sensazioni che hai cercato di andare a scoprire e ad approfondire durante la fase di prove. Quindi di fatto diventa fondamentale proprio il gusto, l'olfatto, per far riemergere la memoria specifica di quel ricordo e quindi riuscire a trasmetterlo a un pubblico. Senti, ti faccio una domanda che così chiama in causa anche gli altri nostri ospiti. Ci sono state in passato e ci sono tuttora delle esperienze di teatro, danza olfattivo, di cinema olfattivo. Tu come le giudichi? Sono sperimentazioni che lasciano un po' il tempo che trovano? Oppure come nel caso appunto del viaggio nel buio dell'Istituto dei Ciechi, hanno comunque una valenza quantomeno propedeutica come dire, ad allargare la nostra capacità percettiva? No, allora, io sono favorevole a tutte le forme di sperimentazione che permettano, come dire, di scoprire o spostare un po' di più la nostra capacità di osservazione della realtà. E detto questo, secondo me, per quelle che sono le esperienze che ho potuto osservare da spettatore, vivere da spettatore, rimane ancora difficile quel trait d'union tra la costruzione di una narrazione completa, quindi di un racconto completo, e la tridimensionalità di tutti i sensi che si accompagnano con esso. Quindi, quello che mi è capitato di vedere è fare esperienze immersive legate appunto al gusto, all'olfatto, ma che erano concentrate su quell'aspetto più che riuscire a mettere tutti gli elementi e quindi anche portare avanti un racconto completo attraverso anche i sensi. Quindi devo dire che sono tutte esperienze molto, molto interessanti, credo che sia un campo che si possa ancora molto approfondire e di cui ci sia molto bisogno. E anche credo che
al di là proprio della concretezza di diffondere, no, profumi in sala, forse il potere dell'immaginazione è ancora quello che di fronte a una rappresentazione teatrale fa leva, no? E quindi forse senza bisogno di sentirlo il profumo, magari evocarlo attraverso una scena a volte è più potente, un po' come quando si legge un libro e un libro ben scritto ed effettivamente, no, senti quello che leggi anche se non ce l'hai concretamente dici una cosa secondo me centrale rispetto a questo, soprattutto rispetto al modo di raccontare oggi in teatro in generale. L'immaginazione esplode molto più viva e forte nella testa di ogni spettatore, quindi meno la incarceriamo secondo un immaginario che è solo il mio, quello della scena che ho deciso io, e più lo permettiamo allo spettatore di essere parte integrante del racconto, quindi stimolando la sua immaginazione, e più secondo me diamo una libertà esperienziale straordinaria. Quindi sono d'accordissimo con quello che dici. Quindi a chi ci sta seguendo in questo momento chiediamo di aiutarci a rendere questa diretta ancora più viva proprio con la forza dell'immaginazione, perché non possiamo appunto farvi fare un'esperienza sinestesica in senso proprio, ma stiamo usando le parole e la fantasia e le metafore, le associazioni di idee per cercare appunto di sollecitare comunque tutti i cinque sensi. C'è chi di un senso in particolare è una specialista assoluta ed è Laura Bosetti Tonatto, che è qui con noi in collegamento oggi e che di professione fa il naso. Ora, Laura, io sono sicura che tu hai risposto a questa domanda milioni di volte, ma mi tocca rifartela di nuovo e ti chiedo che cosa fa un naso sostanzialmente, e anche nasi si nasce o si diventa? Beh, buongiorno a tutti e grazie ancora per questo invito. Io credo che nasi si nasca, nel senso che questa sensibilità ci accompagna proprio fin dai primi giorni della nostra esistenza. Poi però va sviluppata e va allenata. Il naso veramente deve conoscere e riconoscere tantissime note per poi archiviarle in quello che è il suo vero patrimonio, e cioè l'olfattoteca. Quindi bisogna pensare che questo dono sia veramente meritevole di grandi attenzioni e che vada utilizzato nel migliore dei modi. È per questo che io ho sempre cercato di inserire quelle che sono le passioni della mia vita nel mio lavoro, e quindi l'arte, la letteratura, il cinema, la poesia, la musica, davvero possono essere molto vicine all'olfatto. La sinestesia io credo che sia una parte fondamentale della nostra quotidianità, e per questo che ritengo che sia molto importante anche la formazione. Se noi ad un bambino insegniamo fin da piccolo, da piccolissimo, a scoprire che in un mandarino ci possono essere le note della scorza, dei semi, della polpa, della foglia, del fiore, noi in questo bambino inseriamo un imprinting che sarà per sempre. E quindi se un bimbo ricorda l'odore della polpa del mandarino, questa sarà una cosa che potrà attivare tutte le volte che sentirà un mandarino. Laura, noi persone normali, non nasi, quanti odori, quanti profumi siamo in grado di percepire, e quanti invece un naso riesce a percepire? Solo se puoi darmi, se esiste proprio una differenziazione numerica che ci puoi dare. Sì, è una differenziazione molto semplice. Una persona che non ha fatto dell'olfatto una professione ne riconosce all'incirca 1000. Una persona che invece di questa cosa ha fatto, cioè dell'olfatto, ha fatto una professione, ne riconosce all'incirca 3000. La differenza non è così abissale, se ci pensiamo, è solo 3 volte rispetto a una persona normale. Perché se pensiamo ad esempio a un ingegnere, quante cose sa di più di un avvocato nel campo delle costruzioni, no? Sarebbe proprio un campo sconosciuto a tanti altri.
E quindi noi semplicemente allenando, quindi annusando e ricordando quella particolare nota, possiamo aprire un mondo che è straordinario, perché prima di tutto noi abbiamo delle materie prime naturali che ci raccontano di luoghi, di estrazioni particolari, di tonalità particolari della stessa pianta a seconda dell'anno, se c'è stata più siccità, se c'è stata più umidità, questa nota sarà diversa. E quindi noi dobbiamo veramente fare più attenzione rispetto ad altri sensi, perché l'olfatto risiede nell'ipotalamo, la parte più ancestrale del nostro cervello, e questa cosa attiva una emozione istintiva. L'olfatto non è rielaborato dal cervello come la vista. L'olfatto è un istinto come la fame, il sonno, la sete, il sesso, e quindi è molto personale. Solo noi possiamo sapere se questa emozione è positiva o negativa. Voglio farti un esempio: la stessa fragranza, e parliamo della lavanda, nei paesi anglosassoni significa pulizia, gli armadi della nonna, eccetera. Per le persone che però hanno vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, dove i cadaveri venivano depositati nella stazione delle metropolitane, queste persone la lavanda la associano al ricordo di questa tragedia, perché quando venivano tolti questi corpi, veniva disinfettato tutto con la lavanda, perché la lavanda è anche un ottimo disinfettante. Quindi, per chi ha vissuto quel periodo storico e ha vissuto quella situazione, la lavanda ricorda l'odore di morte e non di pulito, l'odore di tragedia e non di pulito. Quindi pensiamo quante emozioni noi possiamo avere grazie all'olfatto. È vero, Laura, infatti hai evocato due cose, no, molto interessanti, proprio l'aspetto istintivo, quasi primitivo, no, mi viene da dire, sì, dell'olfatto, che è forse il senso meno controllabile. Pare fra l'altro sia il primo senso che si forma proprio nel feto, nel ventre materno ancora. E poi questo potere fortissimo di memoria, cioè c'è un bellissimo racconto di Primo Levi che parla dei mnemonisti, dove proprio sono questi profumi che hanno questa possibilità di evocare memorie. Senti, però qui stiamo provando appunto a associare sensi diversi. Tu hai questa capacità e questo senso prevalente. Io vorrei sottolineare a chi ci ascolta che 1000 profumi barra odori sono tantissimi, quindi pensiamo anche quanto siamo distratti, perché io mentre tu parlavi provavo a pensare quanti profumi o odori riuscivo a elencare nella mia testa, ed erano ma infinitamente meno dei 1000 che tu dicevi, quindi già anche le persone normali possono, come dire, esercitare la capacità percettiva non perdendosi tante cose belle o brutte, perché ci sono anche cattivi odori della vita. Ma io ti chiedo di fare la prima associazione sinestesica, appunto, vista e olfatto. Tu su questo sei una vera professionista, perché appunto in realtà hai fatto un grande lavoro di collegamento fra il tuo mestiere di naso e il mondo dell'arte. In particolare io conosco bene un lavoro che tu hai fatto su Caravaggio, mi piacerebbe che ce lo raccontassi, e fra l'altro credo che possiamo dalla regia anche far vedere l'immagine. Ma se tu ci racconti appunto come nasce questo lavoro e in generale come nasce la relazione olfatto-arte. Allora, questo intanto è l'unico quadro di Caravaggio in Russia, è custodito nel Museo Ermitage di San Pietroburgo, che è il più grande museo al mondo di pittura antica. Si è calcolato che se stessimo un minuto di fronte ad ogni opera trascorrerebbero 10 anni, quindi immaginate, c'è veramente di tutto. Questo quadro fu commissionato da Giustiniani per rappresentare i 5 sensi, e come vedete c'è una caraffa di fiori per l'olfatto, i frutti che poggiano sul tavolo per il gusto, l'udito con appunto il liuto, il tatto perché il suonatore suona le corde, e la vista perché magicamente questo suonatore
guarda tutti coloro che lo ammirano, da qualsiasi posizione noi ci troviamo. Ed era così facile, istintivo, sentire che cosa Caravaggio aveva immaginato in una mattina della fine del Cinquecento. Quindi io semplicemente, come sempre, faccio un lavoro filologico, perché quello che c'è nel profumo deve corrispondere a quello che c'è, che vediamo, che sentiamo, che leggiamo. E quindi con un tratto grafico estraggo quelli che sono gli elementi olfattivi per evidenziarli. E come vedete, in questa console che c'è di fronte al quadro, per cui le persone possono vedere il quadro e sentirne i profumi, sulla sinistra ci sono questi cilindri che contengono ciascuno ogni nota olfattiva del dipinto. In centro la profumazione finale. Questa cosa è stata veramente importante sia per il mondo dell'arte che per il mondo della profumeria, perché questo è un lavoro che risale al 2004, quindi è stata veramente la prima volta che si è abbinata una profumazione ad un quadro. E la cosa meravigliosa, l'avete citata, accennata prima, è che questo profumo è stato fatto sentire ai ragazzi non vedenti, perché il tratto grafico era evidenziato, quindi potevano col tatto conoscere gli elementi del quadro, ma soprattutto potevano annusarne l'odore. Prima dicevate appunto che la vista è dominante, eccetera. Quando noi annusiamo attraverso la mouillette, che è l'unico strumento per sentire professionalmente i profumi, annusiamo i profumi, chiudiamo gli occhi, perché ci dobbiamo concentrare, è un istinto che noi abbiamo che chiude un senso per amplificarne un altro. Questo è un senso profondissimo, molto più che la vista, e che ci fa capire quanta emozione, sempre, lo ricordo sempre, ci sia lavorando con questo senso. Laura, il dipinto è esposto con anche tutta la console all'Ermitage. Tu hai fatto altre profumazioni anche per i Musei Vaticani, mi risulta, anche per i giardini dei Musei Vaticani. È stato un lavoro diverso? Il mio metodo di lavoro è sempre appunto questo, cioè di cercare gli elementi filologici di cosa voglio rappresentare olfattivamente. E quindi nei Musei Vaticani ho fatto questa collezione di tre fragranze. Una è questa, i giardini, che sono giardini voluti dai papi, abbelliti, c'è cioè addirittura una collezione di rose che arrivano da tutto il mondo, di gelsomini straordinari, un viale di lavande, e questi sono gli elementi che ho inserito in questa profumazione. Ma c'è anche la galleria delle carte geografiche, che è un viaggio voluto da Papa Innocenzo X per attraversare l'Italia in una galleria di 125 metri senza uscire dalla stanza. Quindi è proprio un viaggio lungo tutta l'Italia. Il profumo racconta tutte le note che si possono sentire dal nord Italia fino al sud, fino ai mari. E in questo Faccio un momento è esempio molto. di nota del nord e nota del sud, che così magari riusciamo a immaginarcela. I boschi, i prati, i fiori, l'iris fiorentino, per esempio, le lavande, ma ancora la nota marina fondamentale, il fiore d'arancio. Ma questo profumo è veramente molto equilibrato ed è importante in questo periodo, questa collezione, perché è l'unico modo per visitare un museo sentendolo. Ho questo profumo e vedo i musei, vedo le collezioni, vedo i giardini dei Musei Vaticani. È un lavoro veramente visionario. Tu pensa quanta tradizione, quanta istituzionalità ci sia nei Musei Vaticani. E comprendere l'importanza dell'olfatto in una istituzione di questo genere, per me è stato veramente sorprendente. Già l'Ermitage era
una cosa molto avanti, perché sono stati i primi a volere un lavoro di questo genere. Ma per i Musei Vaticani è stato veramente per me una sorpresa. Senti, vengo a una domanda veloce e molto concreta, perché appunto parliamo di arte, ma parliamo anche proprio di esperienze quotidiane che ciascuno di noi può fare. Allora, olfatto e gusto. Lì, come dire, la sinestesia in qualche modo è automatica. Ci sono profumi, li chiamerei forse aromi, che ci fanno istantaneamente venire l'acquolina in bocca. Profumo e cibo, riesci in una battuta a raccontarci che lavoro hai fatto tu su questo tipo di abbinamento? Sono fratelli, l'olfatto e il cibo assolutamente sono indivisibili. Non ho bisogno di gustare un cibo non tanto fresco perché il suo odore, ad esempio l'odore del pesce, è straordinario. Annusando questo cibo io non ho bisogno di sapere nulla, so se è fresco, se è ben cucinato, il gusto che avrà, ma ci sono dei cibi come il vino, come il caffè, come l'olio, che veramente hanno questa dominanza olfattiva rispetto addirittura al gusto. Senti, tu hai profumato quadri, hai creato collegamenti fra appunto la profumazione del cibo e alcune note particolari appunto che si legano al cibo come l'olio che citavi. La tecnologia è così, chiamiamo e coinvolgiamo subito anche l'altro nostro ospite. La tecnologia si potrebbe profumare. Ancora una volta, ripeto, siamo qua tutti collegati attraverso degli schermi. Secondo te, Laura, c'è la possibilità di dare un profumo o una serie di profumi e di note anche agli strumenti tecnologici? Dal telefonino che ci segue sempre e che magari potrebbe avere il nostro stesso profumo, a invece i computer? Ahimè no, io sono proprio molto convinta di questo perché, guarda, nella coltivazione delle rose, è un settore nel quale io sono esperta, ci sono centinaia di rose. Guy Robert diceva che per creare un grande profumo erano necessari due ingredienti, ma una doveva essere la rosa. Perché? Perché le rose hanno centinaia di provenienze e da ciascuna provenienza ci sono dei risultati differenti, come abbiamo detto prima, ogni anno. Quindi queste variazioni solo un essere umano le può coprire e ricordare. È fondamentale questo, capire che questa meravigliosa tecnologia però non sarà mai umanizzata. E l'olfatto è proprio l'unico senso che deve essere performato dall'uomo, ecco, non dall'essere umano. E noi oggi siamo qui, stiamo parlando di profumi, ma vi assicuro che mi mancano tantissimo, mi manca questa possibilità di farveli sentire, di farvi sentire il profumo del quadro di Caravaggio e di capire quanto lui fosse presente lì, perché quei fiori, quei frutti li aveva scelti lui e lui sentiva quegli odori. Quindi davvero pensiamo a questa cosa in questo periodo terribile. L'aromacologia studia le reazioni psicofisiche che hanno le persone quando inalano i profumi. E in questo periodo un grandissimo sollievo noi possiamo averlo dai profumi, perché colpiscono la parte più intima, più profonda della nostra mente, della nostra emozione. Grazie, peraltro ha anche questa una valenza potentemente metaforica rispetto al periodo che stiamo attraversando, non fosse altro perché il primo sintomo è proprio la perdita dell'olfatto e so di moltissime persone che lo fanno proprio quasi come un'antiansia, no? Iniziano la giornata dandosi del profumo, annusando Lo dei sento profumi e per quindi verificare di essere, di stare bene, no? Di essere ancora in salute. Io però adesso voglio coinvolgere Barbara Sgarzi, a cui abbiamo riservato un argomento assai difficile perché
Io ti ho definito in tanti modi, ma in particolare digital storyteller, scusami. E a questo punto la domanda, dopo quello che Laura ci ha detto, è che senso ha parlare di sinestesia, appunto, per una persona come te che si occupa principalmente di tecnologia e di comunicazione attraverso la tecnologia? Ma intanto grazie e grazie agli ospiti che mi hanno preceduto perché oltre a essere stato estremamente interessante ascoltarli mi hanno dato un sacco di spunti. Diciamo che mi ero preparata tante cose da dire ma le ho cambiate tutte mentre li ascoltavo perché sono stati spunti splendidi. La tecnologia e la sinestesia. Allora, a me non piace in generale parlare di tecnologia perché uno dei grandi diciamo così, delle grandi incomprensioni che c'è, che tuttora vive dietro internet, dietro la comprensione del mondo online, è che sia essenzialmente tecnologia, cioè hardware, cioè qualcosa di innovativo dal punto di vista del device, della performance dell'oggetto. In realtà quello che noi ci mettiamo dentro è la comunicazione, quindi il fatto che noi lo facciamo attraverso dei device oggi diversi, chiaramente, non è la cosa più, non è la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è costruire comunque un senso, una comunicazione, indipendentemente dal tipo di device che noi utilizziamo. La sinestesia con internet, col mondo online, con la tecnologia, cosa ha a che fare? Quando abbiamo iniziato, parlo ormai di più di 20 anni fa, perché li continuiamo a chiamare nuovi media, ma tanto nuovi non sono. Io dico sempre, ho cominciato anche io agli albori di internet e mi piacerebbe essere nuova anche io, ma non lo sono più da un po'. Quando abbiamo iniziato, chi scriveva, chi comunicava, parlavamo di un internet, di un mondo online essenzialmente scritto, non c'erano video, non c'erano audio, c'era pochissima contaminazione multimediale. C'è stata immediatamente la possibilità di fare, io dico, cantare il testo, di farlo muovere, fonti diversi, colori diversi, possibilità di impaginazione, senza essere dei tecnici diversa. E questa era già una piccola contaminazione di sensazioni, no? Un po' forse che ci riporta agli esperimenti dei futuristi con questi impaginati così particolari. Oggi io credo che il mondo online, la comunicazione online sia fortemente contaminato, una contaminazione di sensazioni. Certamente sono sensazioni che non hanno poco a che vedere con la sensazione meravigliosa che ci ha descritto Laura Tonatto dell'olfatto, della vista, su cui vorrei soffermarmi perché quello che ha detto Tommaso all'inizio è fondamentale sulla vista come giudizio e qui vorrei parlarne da sommelier più che da esperta di comunicazione Ma veniamo a digitale. questo, Barbara, perché tu tieni insieme davvero due anime molto, molto diverse, no? Da una parte quest'anima che non posso più definire tecnologica a questo punto, ma diciamo molto legata al mondo del web, e dall'altra sei una sommelier. E io lo vedo un po' come una necessaria compensazione, ma magari non è così. Ma allora, necessaria sicuramente perché è vero che in questo momento siamo tutti dietro uno schermo per obbligo, ma la mia vita lavorativa lo è stata già precedentemente. Io devo dire che alternavo molto lavoro in presenza a molto lavoro, diciamo così, dietro uno schermo, per cui da una parte mi sono forse abituata più rapidamente, dall'altra non avere più alcuna valvola di sfogo sensoriale è stata davvero dura. La mia scelta di diventare sommelier è stata principalmente la volontà di sistematizzare la mia passione per il vino e anche per il cibo, per gli abbinamenti cibo-vino e soprattutto per educarmi all'olfatto e al gusto. Parlavamo prima di quanto sia importante, Laura Tonatto prima ha detto, nasi si nasce, ma si studia tutta la vita per costruire un'olfattoteca, no? Un bagaglio di. E questa è una cosa che quando diventi sommelier, quando tu prendi il famoso diploma, è solo la punta dell'iceberg, hai solo scalfito, la punta di quello che poi continuerai a imparare. Ed è una cosa meravigliosa perché si impara non solo a degustare vino, si impara, a nutrirci, a cibarci, a godere del cibo in maniera completamente diversa. Quindi per me è un giusto equilibrio anche di calma. Nel mondo frenetico in cui viviamo, il darmi del tempo, aver imparato a darmi del tempo per degustare correttamente qualunque cosa io mangi, no? Che sia anche
l'orrenda pizzetta gommosa che adesso ci manca tanto del bar sotto l'ufficio, ci manca tutto, ci manca pure quella, ma imparare proprio a scindere i vari sapori, a non deglutire rapidamente. Quindi sì, è stata una necessità di compensazione, è stato lo sfogo, diciamo così, la sistematizzazione di una grande passione. Quello del Che ci stiamo. tempo, hai ragione Barbara, credo sia un tema che hai aggiunto alle cose molto interessanti che stanno emergendo in questa nostra tavola rotonda, che appunto non ha nulla di rotondo purtroppo anche nei ritmi di scansione, ma a questo ci obbliga insomma ancora una volta il mezzo. Però è vero che l'esperienza sensoriale in sé ha bisogno di tempo, appunto. Io chiedo anche a te uno sforzo di concretezza, no? Perché stiamo cercando di dar corpo alle parole, anche se appunto siamo filtrati e quindi è proprio il corpo che ci manca, no? La vicinanza fisica. Ci descrivi una degustazione sinestesica, parti da dove vuoi, scegli il vino che vuoi e raccontacela. Allora, io vorrei rapidamente, per non dilungarmi troppo, parlare di due momenti in cui, allora, ogni degustazione è sinestesica. La degustazione del vino si fa in tre step, in tre passi, e che hanno tutti e tre la stessa importanza e si compongono in un mosaico. Quindi chiaramente è il trionfo dell'incrocio di sensazione, dell'incrocio sensoriale, perché partiamo dall'esame visivo e qui riprendo la cosa che diceva Tommaso precedentemente: la vista è il senso del giudizio, verissimo, tanto che il sommelier spesso si mette alla prova tramite le degustazioni alla cieca, oppure degustando in un bicchiere nero. Perché? Perché il colore, l'aspetto di un vino è cliché, è stereotipo e quindi ci porta a dire cose che non diremmo se non avessimo visto il colore. Quindi ancora di più, non solo tra noi persone che ci guardiamo, ci diamo immediatamente un'etichetta, un giudizio, una prima impressione, ma anche quando degustiamo ovviamente un alimento, ovviamente un vino. Quindi la vista è importantissima, ma forse quando impariamo a degustare e vogliamo toglierci lo stereotipo, la degustazione alla cieca è un bellissimo modo per mettersi alla prova. Quindi bicchiere nero, bottiglia coperta, non guardiamo quando versano il vino, eccetera. E abbiamo delle sorprese molto divertenti, come equivocare un vino rosso per un bianco. Sto parlando di professionisti che da anni degustano. Quindi non ci spaventiamo se commettiamo degli errori, perché è assolutamente normale, la vista inganna. Il secondo step è quello che è dell'olfatto, chiaramente, ed è quello che fa emergere le sensazioni che albergano nel nostro animo, anche la vista, ma in maniera meno profonda. È l'olfatto che ci fa tornare a quel ricordo, quella memoria, ma non necessariamente di un vino, di un ambiente, di una situazione. Quindi ogni degustazione sinestesica si conclude poi con il gusto, che dovrebbe essere l'equilibrio di tutti e tre. Si dice che un vino è equilibrato quando non mente, conferma al gusto quello che ci ha fatto vedere nel bicchiere e quello che ci ha regalato al naso con le molecole olfattive. In più si chiude con una sensazione retroolfattiva, dove dovrebbero in teoria tornare al palato le sensazioni già avvertite all'olfatto. Due degustazioni che particolarmente mi hanno colpito al cuore. Io sono ligure e vivo a Milano da tantissimi anni, ma come tutti, come diceva Calvino, sono uno di quei liguri che non sta attaccato allo scoglio, va per il mondo, ma dovunque va porta la Liguria nel cuore. Noi abbiamo questa cosa un po' da emigranti. Ho fatto una degustazione, ho avuto il piacere di partecipare a una degustazione meravigliosa con Armando Castagni, grandissimo degustatore e relatore AIS, sulla Liguria, sui vini liguri. Ecco, chiaramente è il mio bagaglio olfattivo del cuore e della memoria, e ci sono stati dei vini che immediatamente mi riportavano a camminare nella macchia mediterranea, il timo, il lentisco, tutti i profumi di macchia mediterranea. Le erbe aromatiche, la vigna al sole, la terra al sole, queste sensazioni, no? Vedevo giallo, vedevo ginestra, è stata una sensazione, mi succede spesso perché ogni vino mi porta uno Chablis ghiacciato, molto fresco, molto freddo, anche servito molto freddo, mi riporta a quell'odore di alghe delle spiagge del nord, no? Quando cammini e senti queste alghe. Però questa sulla Liguria chiaramente era casa mia.
La seconda, diciamo così, degustazione dove la sinestesia è stata dirompente è stata una degustazione di champagne, che è un vino che chiaramente si presta incredibilmente alle associazioni sensoriali, addirittura ne fanno alcune con le sensazioni tattili, quindi abbinano lo champagne con il tocco di stoffe particolari per, diciamo così, abbinare le due sensazioni. Mi hanno insegnato a, ovviamente anche lì chiudendo gli occhi, a sentirne il rumore. Esiste il bruit du champagne, che è proprio un rumore particolare, caratteristico, che nasce da quando inizi a togliere, diciamo, la gabbietta, la stagnola, eccetera, la carta argentata, quando poi stappi lo champagne, che in teoria non va fatto in silenzio, quindi vabbè, a parte i festeggiamenti o qualsiasi altro momento, però correttamente lo champagne non va fatto saltare, non va fatto fare il botto, eccetera, eccetera, ma si sente quel lievissimo, quell'anidride carbonica che inizia a uscire, no? E poi il rumore celestiale dello champagne versato nel bicchiere con l'effervescenza che si libera. Se lo facciamo a occhi chiusi, lo facciamo fare a qualcuno chiaramente per non sprecare un calice di champagne, non azzeccando il bicchiere, è una sensazione meravigliosa da provare che ci prepara alla degustazione. Grazie Barbara, abbiamo degustato con te una coppa di champagne in questo Magari. momento. E senti, proprio per questo ti chiedo e ti chiedo davvero di rispondere con poco più di una battuta. In qualche modo è quello che stiamo cercando di fare oggi, no? Non soltanto il cibo concreto, il vino concreto, ma come accennavo prima, anche una lettura, no? Oppure uno spettacolo teatrale, chiama in causa la sinestesia, chiamando in causa la nostra immaginazione o la nostra capacità di ricordare. Sicuramente, in questo aggiungo rapidissima un aneddoto. I migliori degustatori, i migliori sommelier o durante gli esami si chiede di fare una degustazione senza il vino. Quindi raccontare un vino senza averlo nel calice, ma semplicemente evocandone le sensazioni di quando l'abbiamo degustato la volta precedente. È un esercizio che allena la nostra immaginazione, fa sì che da una parte noi siamo capaci di parlare di qualcosa senza averla sotto il naso, sotto gli occhi, e dall'altra riusciamo a farci coinvolgere quando qualcuno ce lo racconta. Grazie, apri finestre su mondi. Mi verrebbero adesso domande per Tommaso Madio, perché l'associazione immediata è invece al mimo e appunto al far vedere in scena qualcosa che non c'è. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta, poi se resta un po' di tempo, appunto, facciamo un altro giro di tavolo, perché appunto sono tante le sollecitazioni. E poi, come invece si dice, che è importante, per chi gusta a tavola, speriamo che anche da questa figurata tavola rotonda vi alzerete con ancora un po' di fame, con ancora un po' di appetito, con il desiderio appunto di continuare ad approfondire. E chiamo in causa più volte il gusto, perché adesso stiamo per trasmettervi un'intervista che ho fatto prima dell'inizio di questa tavola rotonda, per dare il tempo ai nostri tecnici di sottotitolarlo, perché abbiamo come ospite a questa tavola rotonda Ferran Adrià, come vi dicevo prima, chef conosciutissimo dall'esperienza del Bulli, appunto a prima ancora tutta la ricerca sulla cucina. Come vera ricerca sperimentale che va oltre la semplice dimensione dell'ingrediente, del gusto singolo, ma appunto la cucina molecolare. Io direi che siamo pronti e possiamo sentire in differita appunto quest'intervista con Ferran Adrià, che ringrazio per aver voluto essere, anche se in questo modo appunto registrato, con noi oggi. Sono molto felice di dare il benvenuto a questa nostra tavola rotonda a Ferran Adrià, che ringrazio di essere qui con noi. Oggi parleremo con lui dei cinque sensi e in modo particolare del loro collegamento. Quindi chiedo a Ferran Adrià innanzitutto qual è la sua definizione di sinestesia. Hay que comprender que el ser humano
se diferencia de los animales porque tienen, ¿no?, una inteligencia, puede pensar, tiene un lenguaje, tiene memoria, tiene sentidos, tiene atención y concentración. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el tomar una taza de café es la experiencia sensoperceptiva más compleja que existe. Solo el sexo se utiliza, los cinco sentidos también, pero no, de una manera muy diferente. Es decir, sin duda alguna, hay que comprender que la información que nos llega al cerebro cuando tú tomas una taza de café para degustarla es increíble. Senta, lei ha fatto molta ricerca e molta sperimentazione ovviamente nel campo del gusto e nel campo della cucina. Quale dei cinque sensi è più importante? Vabbè, más que el más importante, el más diferente, el gusto. ¿Por qué? Porque tú, si vas a un museo, ¿no?, la vista la utilizas, por ejemplo, ¿no? Para un perfume, el olfato. Puedes tocar muchas cosas, pero el gusto tiene sentido en la degustación. Entonces, claro, es el, sin duda alguna, el sentido más importante. Ahora, el oído, por ejemplo, también es importante. En una mesa, si no puedes hablar, es una experiencia diferente. Entonces, es muy importante entender tal. Hay que entender la información que recibimos en nuestro cerebro cuando estás haciendo un menú de degustación, por ejemplo, o tomando una taza de café, es increíble. No somos capaces, ¿por qué? Porque no nos concentramos. Normalmente, la mayoría de veces, el ir a un restaurante es una actividad social, ¿no? Tú vas con amigos, tal. Tú no te concentras, solamente cuando vas a hacer una experiencia muy, muy, muy especial, ¿no? Por esto el proyecto de la Factory de 1895 es tan especial, porque va ligado a que tú estés concentrado. Tú puedes ver una película en casa, ¿eh?, un film, y la verdad que al final les dices, ¿te acuerdas o no te acuerdas?, ¿no? O al cine, y una comida igual. Pero hay experiencias donde te concentras y esto es una decisión personal. Y esto se lleva a la excelencia, que por esto todo el proyecto de 1895, es un proyecto que se lleva a la excelencia en todo. Porque no solamente es la comida, o en este caso la bebida, es la taza, el cómo, el dónde, el cuándo, la liturgia del proyecto de 1895 es increíble. Es muy importante la liturgia. La ceremonia del té es liturgia. Al final es un té, ¿no? Entonces yo creo que esto es una gran diferencia entre ir a comer con amigos, a comer bien y a socializar, y al estar concentrado, ¿no? Tal, yo lo hago igual 15 o 20 veces al año solamente, ¿eh?, de estar concentrado, pero hay que estar concentrado. Además, en un menú largo, si hay un menú muy largo como era el Bulli, figúrate, estar 3 horas concentrado. Senta, parliamo del mondo della ristorazione, che lei conosce ovviamente molto bene e che forse in questo periodo è uno dei settori che più ha sofferto a causa del Covid. Che prospettive ci sono per questo anno e lei come vede, che tempi avrà la ripresa e che cosa bisogna cambiare? È drammatico. La parola è drammatico e tragedia. E nadie, stiamo tutti sperando e aquello rezando per che la vacuna surja effetto e funzioni lo más pronto posible, pero este año ya, 2021, en España, ya está mal, porque enero es muy malo, febrero parece que también, y marzo también. Ya, si tú tienes 3 meses malos, es muy difícil recuperar.
Y después faltan, sobre todo, los establecimientos como en Roma o en Milán, o también en Torino, que trabajan con extranjeros americanos, canadienses, asiáticos. Esta gente no viaja aún, ¿no? Entonces es un momento de resistir cada establecimiento, cada restaurante, cada bar es diferente. No hay una regla. Y la verdad es que es triste, tenemos que ser sinceros. Ahora, hay que tener fuerzas, hay que arrancar, hay que luchar para cuando todo esto se arregle y podamos ir bien. Pero sí que es verdad que si tú tienes el restaurante cerrado, es muy difícil hacer algo, ¿sabes? No. Sí, fíjate si tú no puedes vender el periódico, ¿sabes? No, es que no hay periódico. No, es que tengo una gran noticia, ya, pero es que no hay periódico. Es muy. Hemos tenido la mala suerte, es un tema de mala suerte, porque es un sector donde tú tienes que hacer sin mascarilla. Si tú no puedes comer con la mascarilla, ni beber. Y es muy mala suerte porque, claro, hay que. Los doctores hay que escucharlos. Y ellos dicen que en los sitios cerrados. Es complejo, ¿no? Pero es un drama. En España es un drama, en Italia también, porque conozco. Entonces, sin duda alguna, vamos a necesitar 2-3 años para volver a la normalidad, porque tal. Es verdad que nos hemos dado cuenta de lo importante que es un bar y un restaurante. Son lugares donde socializamos. Es mucho más importante de lo que pensábamos, ¿no? Porque a la gente no le daba importancia. Pero ahora nos hemos dado cuenta de lo importante que son para nuestras vidas, ¿no? Porque, claro, no vas a estar todo el día viendo una serie, ¿sabes? De televisión. ¿No? Salir, hablar, reír, comer, degustar, con todas las cantidades de formas que hay, ¿no? Hay muchas formas de poderlo hacer. Yo creo que es esencial y todos añoramos y todos esperamos volver a la normalidad para poder ir a comer juntos, darnos abrazos y tal. Pero, sinceramente, en España hay 330.000 establecimientos, bares, restaurantes, hosterías. 100.000 han cerrado ya. De cada tres, cuatro, uno. Es un drama increíble. Questo è molto vero. È anche vero che appena appunto la grossa crisi sanitaria innanzitutto sarà risolta, cioè, come lei diceva prima, una così grande voglia anche di socialità, non ci siamo mai resi conto di quanto, no, era e sono importanti le cose che adesso ci mancano, che si spera appunto che poi ci sarà proprio una ripresa di una normalità fatta anche di appunto andare al ristorante, andare al bar, vedere gli amici e così via. Io vorrei chiudere appunto con questo sguardo a un futuro di speranza e quindi le faccio la mia ultima domanda legata proprio al cibo come luogo delle emozioni. Si può dire questo? Cibo, caffè, vino, ovviamente tutto quello che è intorno alla convivialità è anche emozione. Hay muchas maneras de ir a un restaurante. Y hay una que es un nivel donde tú te vas a emocionar de una manera muy profunda y donde la gente puede hasta llorar. Pero esto no es raro. En el fútbol, en el calcio, la gente llora. No, cuando también puedes emocionarte y llorar en un restaurante o tomando una taza de café. Te puedes emocionar. Cada uno va a decidir su nivel, ¿no?, emocional, la relación emocional y, si quieres, también espiritual con lo que es la comida y la bebida, la va a decidir cada uno. Pero sin duda alguna, para mí, como persona normal, encuentro que una experiencia gastronómica es una experiencia maravillosa.
Grazie a Ferran Adrià, fra le esperienze sinestesiche che stiamo facendo in questa tavola rotonda c'è anche il suono della lingua spagnola. Ci avviamo verso la conclusione. Chiedo ai nostri ospiti la cortesia di essere molto sintetici, ma ci tenevo moltissimo a fare ancora un giro di tavolo per cercare appunto di rendere questa tavola rotonda davvero rotonda, perché con l'unico ospite che è in studio con me in questo momento, dicevamo proprio la bellezza di questi interventi è che sollecitavano ognuno un intervento sopra l'altro e purtroppo appunto non è stato possibile interagire fra di noi. Allora, faccio questo rapido giro di tavolo chiedendo una cosa semplicissima e parto appunto da Tommaso Madio, che è stato il primo a intervenire e quindi adesso è da un po' di tempo che ci sta soltanto ascoltando. Un consiglio pratico, io insisto sulla praticità visto che appunto siamo in una dimensione tutta virtuale, un consiglio pratico per chi ci sta ascoltando per diventare più sinestesico. Oh, allora, io direi, intanto sono stati tutti interventi talmente interessanti che c'è veramente voglia, ci sarebbe voglia di approfondire e agganciarsi a tantissimi spunti. Allora, a livello, per quello che è appunto il mio lavoro, direi che paradossalmente darsi del tempo per cercare di stare ogni volta concentrandosi su un senso specifico, cercando di mettere a tacere il più possibile gli altri. Questo perché? Perché per riuscire, secondo me, a lavorare con tutti i sensi insieme, prima di tutto dobbiamo approfondirli singolarmente. Prima si diceva che appunto nasciamo con questa percezione univoca di tutti i sensi che poi man mano si vanno a specializzare. Ecco, io credo che quello che dobbiamo fare crescendo e riuscire a ritrovare quella dimensione specifica per poi passare da un senso all'altro talmente tanto velocemente in un rapporto di causa-effetto per cui la sensazione finale sia di essere in un'unica grande percezione di tutti i sensi. Laura Tonatto, faccio a te la stessa domanda. Un consiglio pratico per essere tutti un po' più sinestesici? Spalanchiamo le narici, questa è la cosa sicuramente che posso dire, e voglio ricordare una grande che ha capito che cos'era la sinestesia nel teatro, Eleonora Duse, che per avere un rapporto ancora più profondo con i suoi spettatori metteva delle tasche nelle sue tuniche di Worth meravigliose con all'interno dei petali di violetta profumati alla violetta, in modo che si potesse sentire il suo profumo anche fino alle prime file del teatro. Questo io trovo che sia un rapporto profondo che si ha con i propri spettatori, addirittura da fare sentire il nostro profumo, che è la parte più intima, più profonda che noi abbiamo, molto più dell'abito. Grazie. Barbara, non ti ripeto la domanda e ti lascio subito la parola. Perdonatemi, credevo che fosse aperto già il microfono. Avrei detto quello che ha detto Tommaso, ripetendo l'invito a provare le degustazioni alla cieca. Aggiungo invece, fatevi un bagaglio di profumi. Io una volta ho fermato la macchina in corsia d'emergenza di un'autostrada per andare a annusare un cespuglio di rosa canina. Sono follie, però facciamolo più spesso perché farà, diciamo così, brillare la nostra mente. Grazie a Barbara e grazie anche perché questo piccolo episodio tecnico, no? di difficoltà tecnica ci ha dato un altro aspetto che io credo sia fondamentale per la sinestesia. Abbiamo detto chiudere gli occhi, a volte il silenzio anche è fondamentale appunto per riconnettersi con tutti i cinque sensi. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti Tommaso Amadio, Laura Tonatto, Barbara Sgarzi e Ferran Adrià in differita. Spero vi abbiamo fatto venire voglia di annusare di più, toccare di più,
ascoltare i sapori e allargarsi appunto a esperienze che non sono soltanto percettive, ma sono, chiamano in causa appunto l'immaginazione, l'arte, la cultura e pezzi interi della nostra vita attraverso le memorie. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buongiorno.